Sofia. Ciao da mamma. E benvenuti in questo nuovo video. In questo video faremo una challenge. Ci sfideremo a una challenge di disegno. Eh sì, ma non una challenge di disegno normale, ma una challenge di disegno da bendate. Eh sì, quindi dovremo munirci di queste bende e decidere cosa disegnare. Vincerà chi farà il disegno più bello da bendata, ok? E sarete voi a decidere qual è il disegno più bello, team Sofia o team mamma. Tu togliti gli occhiali. Mettiamoci la benda. Come prima cosa, tu cosa vorresti disegnare? Ci sono, un albero di Natale. Sì, ottima idea. Via gli occhiali e cominciamo. Non sbirciare, eh? Sì. Dov'è questo il mio foglio? Ma tu hai già cominciato subito. Aiuto, non è così facile. Oh, sì. Non so cosa sto facendo, sto andando ad intuito. Io ho fatto. Questo è il mio e questo è quello di Sofia. Vabbè, questa volta ho vinto io. Cioè, guardate un po'. E cioè, guardate un po'. Che è sto coso? Questo sarebbe un albero di Natale alla moda. Certo, la nuova moda di oggi. Bene, quindi mettiamo da parte questi e continuiamo. Allora, questa volta voglio decidere io. Ok. Anch'io voglio disegnare qualcosa a tema Natale. Voglio disegnare un pupazzo di neve. Ok, ci sto. Vado. Non ne ho idea di dove sto. Neanch'io. Cavoli, questo dovrebbe essere una sciarpa. Cioè, credo qui farà i bottoni. E poi gli occhi e il naso, non so, li faccio, ma non so dove la sua testa più. Fatto anch'io. Il tuo è bellissimo, sì, no? Guardate. Ma non è possibile. Guardate il mio. Il tuo ha gli occhi fuori dalla faccia. E non sapevo dove era la testa. Fa vedere il tuo, voglio vedere il tuo. Che dovrebbe essere questo? Ma però il tuo è carino. No, Sofia, tu hai imbrogliato. Non è possibile che hai fatto gli occhi. Vabbè, io pensavo che ho fatto questo tutto così scarabocchiato, invece mi è venuto bene. Mi è venuto bene, dai. E tu come hai fatto con l'albero di Natale? Spiegami. Non lo so, l'albero di Natale era più facile per me. Vabbè, passiamo alla prossima cosa. Sì. Allora, questa volta decidi tu, dai. Stavolta voglio fare un cappello di Natale, il cappello di Babbo Natale. Ottima idea, però aspetta, aspetta che mi metto anch'io la benda. 3, 2, 1, via! Via! Allora, un cappello. Secondo me la cosa importante è non staccare mai il pennarello dal foglio, così non si perde. Ma io ho fatto un cappello da strega! Ma come hai fatto? Ho fatto un cappello! Infatti. Vabbè, è anche molto carino, no? Guarda il mio. Vabbè, questo è un po' strano. Chi ha vinto stavolta? Non lo so. Io. Il mio è un cappello da Babbo Natale, scusa. Vabbè, aspetta. Ecco qui. Così cambiato, scusa. Una schifetta. Dai, facciamo la prossima cosa. Bene, andiamo col quarto round. Allora, questa volta decido io. Voglio disegnare qualcosa a tema Natale, qualcosa no, non tema lo so. Halloween. Aspetta. Una stella cometa. Ok, ci sto. Però io metto il foglio così, in orizzontale. Tu? Va bene, io lo lascio così intanto. Sì, cambia poco. Andiamo? Sì. 3, 2, 1, via! Vai. Allora, stella. Io ho fatto. Anch'io. Ma dai, mi è venuto benissimo. Wow, come hai fatto? Il mio è una stella che sta esplodendo. È un meteorite. Ma come cavolo hai fatto? Hai barato? No, ti giuro, perché non ho mai staccato il pennarello dal foglio. Wow, questa è una buona tecnica.
Eh sì, questo è il mio segreto. Come so? No, perché l'ho detto? Allora, adesso si va avanti. Dai, decidi tu cosa disegnare questa volta. Io voglio disegnare... fammici pensare. Un corno di unicorno. Sì! Questo qui. Dovrebbe essere facile. Sì, oddio, molto. Non lo so. Andiamo? 3, sì. 2, 1, via. Vai, adesso partiamo. Uso la tua tecnica. Mai staccare. Che io ho già fatto. Io ho fatto. Ah, il mio! Ma non so, dai, sono tutte e due belli. No, perché due sono allora. Una carota arancione al contrario. Eh sì, solo perché è arancione. Questo è di Sofia e questo è il mio. Aspetta, facciamoli vedere tutte e due così capiscono che il mio è più bello. Ah sì, dovete capire che il suo è più bello. Vabbè, sì, effettivamente se lo metto così sembra una carota. Che carota è? C'ha un coso così qua di... Io non lo so. Ma adesso voglio fare qualcosa di più difficile. Più difficile, okay. Aspetta. Prendi fuori. Cosa vuoi disegnare? Una bambina. Ok, dici testa, corpo, solo testa? Sì, corpo, tutto. Ok, sarà? Non molto facile questa. Non ne volevo fare una facile, te l'ho detto. Vado? Allora, prima di tutto faccio una bella testolina rotonda. Poi il corpo a triangolo. Così sembra un vestitino, 1, 2, 3, 4, 5 dita, braccio, fatto! Io no! No! Non ci posso credere! Che c'è? Niente, ma tu stai imbrogliando, come fai? No, non è possibile! Io gli ho fatto gli occhi e il naso sul vestito! Ma come hai fatto? Ho fatto la tua tecnica! Hai visto, mannaggia! Non glielo dovevo dire! Perché tu non usi più la tua tecnica? Cioè, le gambe staccate dal corpo! E poi gli ho fatto gli occhi, il naso e la bocca sul vestito! Che senza faccia! E poi i capelli che sono! I capelli sul corpo! E vai! Che cavolo di cos'è questo? È un naso! Una carota! È una carota di un pupazzo di neve! E dai! Uffa! Va bene, passiamo al prossimo! Va bene, dite voi chi ha vinto, anche se qua c'è poco da chiedere! Allora! Prossimo! Un foglio a me e un foglio a te! Stavolta io voglio disegnare una luna! Ah, la luna è facile! E vabbè, forse ti viene staccato un po'. No, secondo me è facile. Andiamo. È fatto. Che è? Che è la tua? La banana? E dai, vai a vedere. E dai, la mia è più carina. No! No! Tragedia! Eccolo qua, recuperato. Allora, questa è la mia e questa è quella di Sofia. La banana, diciamo. No, neanche una banana, che è questa cosa? Una banana magrolina. Andiamo avanti, che è meglio. Allora, adesso faremo l'ultimo round. Che quest'ultimo round deciderà chi ha vinto, io o mamma. Adesso tocca a me decidere. Ok, qualcosa di difficile o facile? Io voglio disegnare Teddy. Per chi non lo sapesse, Teddy è lui. È questo orsone. Ciao bambini, sono Teddy. Questo è Teddy, il migliore amico di Sofia. Allora, chi disegnerà il Teddy più bello vincerà questo round. Sì. Andiamo? Sì. 3, 2, 1, via. Allora, la testa. Le orecchie, io so già le orecchie. Le orecchie. Cavoli, corpo, braccio, altro braccio, gamba con la zampa. Io ho fatto. Non lo so. Ora che ma io non vedo niente. Anche io. Aspetta, facciamo vedere. Cioè, allora, questo è di mamma, quello arancione.
E questo viola è di Sofia. Non è il mio carino, perché vabbè, sì, sta staccato dal corpo. Che cazzo? Cioè, il mio poteva essere carino, ma. Ma tu è troppo ciccione! Mi è caduta una gamba. Ti sei mangiato! Bene ragazzi, allora diteci chi secondo voi ha vinto. Secondo me ho vinto io, perché io ne ho fatti molti bellissimi. No, secondo me no, io ho fatto il pupazzo di neve molto carino. Poi... sì, vabbè, però quell'albero, vogliamo parlare di quell'albero? E vogliamo parlare di questo? Ah? Come ve ne pare? Brutto? Brutto? Vabbè, ho capito, non mi potevano mica venire tutti. Aspetta, bene. Aspetta, allora. Cioè, guardate un po', questo dovrebbe essere un albero di Natale, secondo voi. Però, questo l'ha fatto Sofia. Quale decidete? Qual è più bello tra il mio albero? Qual è più brutto, direi? Questo è difficile. No, secondo me è il mio. Guarda un po', il tuo è staccato dalla faccia. C'è la faccia sul corpo. E lui invece è molto più bello. Vabbè, bello, un parolone. Bello un parolone, la stella non la potevo fare così. Capito, ma l'albero è tutto storto. Se pensate che per voi questa sfida l'ha vinta Sofia, scriveteci hashtag Team Sofia. Se pensate che questa sfida l'ha vinta mamma, scrivete hashtag Team Mamma. Quindi, noi ci siamo divertite tantissimo. E se vi siete divertiti anche voi, metteteci tantissimi like, in modo che possiamo capire se vi piace questo genere di challenge. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per sostenerci ed aiutarci ad arrivare a 1000 iscritti. Wow, sarebbe fantastico. Sì, vi invitiamo a seguirci sui nostri social network, che sono Facebook e Instagram. Vi mandiamo un grandissimo bacio e alla prossima. Ciao.